Il premio Capitalia nella domenica del CSI della Bagnaia si è appena concluso ed è stata una gara davvero combattutissima. Lele Polini di Capitalia, ti è piaciuta? Ti sei divertita? Sì, molto bello, molto affascinante, e devo dire che mi è piaciuta lei che è stata prima subito e poi l'ultima volta che gli ha soffiato il posto massimo. Comunque complimenti veramente per la vostra serietà, professionalità e il vostro amore che avete per questo sport, che è la cosa principale. E allora io ve li presento subito, sono i protagonisti di questa gara. Cap, con al comando, è stata leader sino alla fine Francesca Ciriesi, e poi alla fine è arrivato, insomma, chi parte per ultimo e vince è sempre un grande campione, ed è Massimo Grossato. Iniziamo con lei. È stata una gara bellissima, sì, è stata la prima a scendere sotto i 50 secondi e hai dato davvero l'impressione di dominare facile facile la gara. Francesca Ciriesi. Sono comunque contenta perché la cavalla ha solo i 7 anni, quindi credo sia un ottimo risultato per lei e bravo Macio. Allora sentiamo questo gentleman, oggi poco gentleman perché ha tolto la gioia a Francesca, però ti ha fatto i complimenti, quindi dai, non è tanto arrabbiata. No, sono contento, ovvio io ho visto il suo percorso, quindi sapevo quello che dovevo fare per essere un po' più veloce di lei, e la cavalla è una cavalla veloce, quindi è andata bene, sono contento, certo che partire in fondo è un grosso vantaggio. Va bene, io vi faccio i complimenti e vi lascio con questi bellissimi premi. Guarda, Lelia mi ha detto un piccolo segreto, perché questo è il premio Cap in palio, ma non andrà bene a te. Ti farà un regalo speciale, farà come lei, ti metterà gli Swarovski, così lo porterai con tanta gioia. In piemontese si dice mai più senza. Ciao a tutti, complimenti Massimo Grossato, Lelio Polini e la leader battuta solo nel finale però, Francesca Ciriesi. Ciao!